Presidente, la Camera di Commercio, oltre ad illuminare oltre 140 chilometri di strade della città di Napoli, si è occupata anche della provincia. Certamente, abbiamo fatto un bando per 1,5 milioni di euro per non rimanere indietro nessuno. Quando qualcuno cita mai più ultimi e mai più qualcuno dietro, noi l'abbiamo fatto nella pratica. Ci sono i comuni che hanno partecipato e potevano partecipare per un contributo fino a 25.000 euro. Presidente, le risulta se qualcuno dei comuni delle tre isole del Golfo ha aderito a questi fondi? Certamente, hanno fatto il bando e da quando mi risulta hanno anche avuto i 25.000 euro. Quindi ci saranno delle luci anche a Ischia, Procida e Capri grazie all'intervento della Camera di Commercio? Il bando non prevedeva specificamente l'illuminazione, prevedeva dei progetti fino a 25.000 euro. C'è chi ha fatto l'illuminazione, chi ha fatto magari una notte bianca, chi ha fatto altre iniziative, però noi abbiamo dato dei contributi per poter far vivere anche in provincia un Natale un po' più radioso. Natale di commercio e turismo? La prima cosa, perché se non c'è il commercio, se non c'è il turismo, la città non vive.